Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi in Forma, la rubrica a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Il notiziario propone in apertura alcuni appuntamenti in programma. Dal 13 al 15 ottobre si terrà il Triduo in preparazione alla festa di San Gerardo Maiella, che sarà celebrata domenica 16 ottobre presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Molfetta. Sabato 15 ottobre, presso il seminario diocesano, riprende il laboratorio per gli animatori della comunicazione parrocchiale. Sul sito diocesano tutte le informazioni per la partecipazione. A partire dal 16 di ottobre, il Centro Diocesano Vocazioni promuove il percorso per adolescenti Play Life. Ogni settimana, fino a maggio, l'equipe incontrerà nelle comunità parrocchiali i giovani adolescenti per riscoprire la bellezza della vocazione. Il calendario degli appuntamenti e tutte le informazioni e i dettagli sul sito diocesano. Venerdì 21 ottobre alle ore 20, presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Giovinazzo, il Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia presiederà la veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 2022, che si celebrerà 23 ottobre prossimo e che ha come slogan Vite che parlano. Passiamo ora brevemente in rassegna le notizie e gli approfondimenti presenti sul settimanale diocesano Luce e Vita, il numero 33 di domenica 16 ottobre 2022. Questa settimana l'editoriale di Luigi Sparapano lancia un ulteriore appello alla pace e alla mobilitazione, da farsi magari proprio il 30 di ottobre, giorno del 40° anniversario della ordinazione di Don Tonino Bello, profeta di pace. La foto di copertina e l'articolo di attualità, a cura di Silvia Bonsi, dell'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro, si sofferma ad analizzare la situazione politica del nostro Paese ed in particolar modo l'astensione massiccia alle urne, sintomatica di un disagio avvertito a più livelli. La politica torni tra le strade. A pagina 2 prosegue il dibattito in merito all'editoriale Quando un prete lascia, con sollecitazioni e ulteriori interrogativi, questa volta con attenzione anche al ruolo dei sacerdoti anziani. Pagina 4 è dedicata alla pastorale scolastica e alla formazione vissuta dai docenti di religione con l'approfondimento della Laudato Si per una formazione integrale di insegnanti e studenti. Pagina 5 e 6 raccontano alcune esperienze vissute nelle parrocchie della nostra diocesi. L'accoglienza da parte della comunità parrocchiale di Santa Maria della Stella di Terlizzi di una famiglia ucraina rientrata nel paese d'origine e il servizio e la formazione come opportunità di crescita e relazioni nella concattedrale di Ruvo di Puglia. A pagina 7 la ricorrenza del 25° anniversario della Festa della Madonna della Speranza, a un quarto di secolo dalla introduzione della Festa Mariana, intuizione di Don Nicola Caudio, indimenticato parroco della Santa Famiglia in Molfetta. In ultima pagina il commento alla parola e l'esperienza dello Stelo dell'Accoglienza di nuovo presente nella Festa Patronale di Molfetta. Auguriamo a tutti voi una buona lettura. Thank you.